Ciao a tutti, sono Candida e benvenuti anche oggi sul mio canale. In questo video voglio presentarvi l'album Flowers finalmente finito. E ve lo voglio mostrare nel dettaglio, pagina per pagina, così chi non ancora ha deciso di farlo, magari vedendolo finito, cambia idea e decide di realizzarlo, dal momento che a mio avviso è rimasto veramente, veramente carino. E, dunque, cominciamo subito dalla copertina. La chiusura l'ho fatta con del pizzo blu. E con una calamita in modo che rimanga fermo e ho deciso di farlo col pizzo per lasciarlo un pochino più morbido e dar modo magari di rendere ancora più spesso l'interno andando ad applicare le foto aggiungendo quello che si preferisce. Dopodiché ho realizzato questo, diciamo, vaso con le peonie, tutti i particolari che ho ritagliato dai miei kit. Per realizzare l'album ho usato quattro dei miei kit digitali. E nella descrizione del video comunque troverete il video alle varie pagine che sono necessarie per realizzare l'album e anche i kit digitali che ho utilizzato. Ve lo faccio vedere un pochino più da vicino e un po' più lentamente. Sul laterale ho inserito questo mio pendaglio di cui ho fatto il video per i miei abbonati, e sia questo particolare che questo lo trovate anche come tutorial sul mio canale. Sono dei particolari che ho realizzato con il DAS e poi ho pitturato, molto molto semplici da realizzare. Cominciamo a vedere l'interno del nostro album. Allora, vediamo di farcelo stare tutto. Così si vede, sì, perfetto. Allora, qui ho inserito una tag vedete, con una taschina trasparente e questa è una busta che fa parte del kit Peonia che ho inserito, ho incollato in modo che appunto mi permettesse di inserire una tag e poi ho usato la mia clips decorata con il macramè. Di cui trovate sempre il tutorial sul mio canale per tenere chiusa la busta in questo caso. La prima pagina è realizzata con il kit digitale Peonia ed è formata in questo modo. Abbiamo una tag che chiude il tutto con la calamita e poi abbiamo queste 8 finestrelle che si aprono nella quale è possibile inserire le foto. Dappertutto ci sono dei particolari che ho fatto col foil dorato su tutto l'album, a seconda dei casi l'ho inserito dove ritenevo più opportuno. Il retro della pagina è di nuovo fatto con una busta del kit e all'interno ho inserito un altro particolare degli abbellimenti del kit. Ci sono delle pagine con delle stampe che basta appunto ritagliare, ho decorato sugli spigoli, le ho semplicemente chiuso, ho passato col distress per abbellirle per fare questa piccolissima card. All'interno di ogni pagina abbiamo una tag dove ho inserito un particolare per inserire la foto decorata sempre con particolari del kit. Ecco, vedete qua, vi faccio vedere, sì, così si vede un attimino appunto come l'ho decorata in questo modo. La seconda pagina dell'album è realizzata con il kit digitale Margherita. Qui ho fatto una chiusura con queste due alette. Sempre vedete munite di calamita per bloccare il tutto. Tra l'altro, il particolare che ho incollato sulle alette è sempre realizzato con il DAS e poi colorato con gli acrilici. E come vi dicevo per la copertina, trovate il video, il tutorial anche di questi sul mio canale. Dopodiché, praticamente l'aletta tiene chiuso il particolare che si apre in questo modo dove poter andare ad inserire le foto. Ognuno di questo particolare ha comunque una tasca dove ho realizzato e inserito delle tag
abbellito semplicemente con dei particolari, con degli abbellimenti del kit, sia in questo caso che in quest'altro. Vedete sempre il foil che abbellisce con il colore particolari. In questo caso, beh, questo ve lo faccio vedere, è praticamente ho ritagliato una margherita del kit e poi l'ho plastificata e quindi è rimasto questo effetto lucido, ho voluto provare e l'ho attaccata con questo particolare. La parte posteriore invece l'ho riempita con diverse tag che ho abbellito con i particolari del kit, queste trasparenti ho fatto sempre dei tutorial sul mio canale, anche questo libricino dove ho fatto la copertina con del mylar trasparente timbrato e poi fatto anche a mano con i pennarelli. La pagina è formata da due tasche capienti dove ho potuto inserire tutti questi particolari. La terza pagina è realizzata con il kit papavero. Qui abbiamo questa particolarità, abbiamo questo pizzo che qui abbiamo una calamita, vedete, che mi permette di aprire in questo modo, aspettate che sposto così si vede meglio, il particolare che poi rimane in questo modo qui. Si apre anche dall'altro lato ed ho inserito anche qui, vedete, una tag con una calamita in questo modo che mi permette di tenere chiuso con la calamita, vedete, questo particolare. Mentre sulla pagina posteriore, quella realizzata col kit papaveri, ho realizzato una cascata per inserire le foto. Ve la faccio vedere in questo modo qui. Anche qui abbiamo la solita tag con il posto per la foto che ho decorato con i particolari del kit. La quarta ed ultima pagina è realizzata con il kit lavanda. Ho fatto questa finestra in questo modo che ho chiuso poi con del pizzo sul lato frontale. Questi particolari li ho semplicemente ritagliati dal kit e li ho applicati. Mentre invece la parte posteriore della mia pagina è realizzata in questo modo, con questi triangoli che si aprono così a spicchio e che sono fermati con delle calamite. Anche qui ci sono tutti i particolari dorati. Posteriore del mio album ho ancora applicato una card portafoto di cui ho realizzato il tutorial e lo trovate sempre sul mio canale. Si apre in questo modo e così è uno spazio in più per andare ad inserire le foto. Chiudiamo con la nostra calamita. Siamo arrivati alla fine della presentazione dell'album Flowers. È stato un album che ho creato nell'arco circa di 2 mesi. Voglio ringraziare tutte le persone che l'hanno realizzato con me man mano che facevo le pagine. Siete state tante e per me devo dire che è un'enorme soddisfazione. Per chi non l'avesse fatto e avesse voglia di cominciare a farlo, adesso che lo vede finito, sappia che sul mio
canale trova tutti i tutorial per realizzare qualsiasi cosa, dalle pagine alla rilegatura, addirittura dai particolari che ho utilizzato per gli abbellimenti, quindi potete veramente trovare tutto e fare tutto, anche devo dire se siete alle prime armi, perché comunque anche se è un album particolare non è particolarmente difficile da realizzare. Come sempre, come dico sempre, se avete dubbi o domande scrivetemi e sarò felice di rispondervi il più presto possibile. Se non siete ancora iscritti al mio canale e avete piacere di farlo, iscrivetevi così mi aiuterete a farlo crescere. Vi ricordo che ho attivato gli abbonamenti per il mio canale, se volete aiutarmi dandomi un contributo mi farete felice e io sto cercando di fare dei video un po' diversi da dedicare solamente ai miei abbonati e sono molto felice di questo. Per esempio, questo pendaglio è proprio uno dei video che ho realizzato apposta per loro e ci tenevo a metterlo nel mio album per comunque ringraziarli, come faccio sempre, non farò mai abbastanza per avermi dato fiducia ed essersi abbonati al mio canale. Detto questo, non mi resta come al solito che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo video. Un bacione e un abbraccio, ciao!